Amici e amici, ciao a tutti, un buonissimo sabato a tutti da Roberto. Siamo qua di nuovo con l'attesissimo appuntamento con il video sfida, ormai non può più mancare. Abbiamo fatto il giro di tutti i partecipanti, ricomincia Alex e ha scelto un gioco famosissimo degli anni 80, un gioco che ha fatto la storia, Circus Charlie, un gioco molto bello. Noi non faremo la versione Commodore 64, in realtà anche io questa volta farò una piccola eccezione e giocherò il gioco originale per Commodore 64, perché purtroppo sto registrando quasi l'una di notte, ho avuto problemi a fare partire, a caricare la ROM del gioco, e giocare su Commodore 64 reale è un casino, registrare ci impiegherei troppo tempo, fare il doom della cassettina che oltretutto possiedo altrettanto troppo tempo, quindi io prenderò andremo a leggere lo stesso cosa ci diceva la cassettina della versione edicola, che si chiamava Circus Star, nella Go Games, che oltretutto possiedo, così tanto per poi giocherò al gioco originale, ma fa niente, tanto sono uguali. Allora, Circus Star, Circus Charlie, chiamatelo come volete, ma dovete dimostrare la vostra bravura partecipando ad uno spettacolo in un famoso circo. Il gioco consente la partecipazione ad uno o due giocatori con più livelli di difficoltà. Per muoversi basterà spostare la leva del joystick nella direzione voluta e premere il pulsante per saltare. Infatti era molto basilare e semplice. Rispetto alla versione della sala, la versione Commodore è stata molto molto semplificata, ma nonostante ciò io sono una mezza pippa, perché adesso dirò una blasfemia, ma questo gioco, pur avendo avuto successo meritato che ha avuto, non è stato mai fra i miei preferiti. E comincio a prendere scuse, perché so già che farò una partita penosa, e quindi prendo scuse. Prima di cominciare, un saluto a tutti gli altri. Alex ha già fatto il suo gameplay, ha fatto un punteggio straordinario, bravo Alex. Era molto molto difficile, io non riuscirò probabilmente a fare neanche il primo giro, ma vabbè. Poi un grandissimo amico Zombie Gamer 80 e Dangerous Game 84, che sicuramente parteciperà, e come avrete visto dall'intro, un particolare saluto all'amico Mega Dylan New Entry, come ho messo, perché anche lui parteciperà al suo primo video sfida. Sono proprio proprio molto molto curioso di andare a vedere come si comporterà, perché so che lui si sta allenando tutta la notte, quindi no, andremo, quindi lascerò il link in descrizione anche del suo canale, e come sempre anche degli altri canali che parteciperanno. Andate a visitare il canale di Mega Dylan, iscrivetevi in massa, perché è un canale bellissimo, non solo perché adesso parteciperà al video sfida, ma era bello anche prima. Se volete datevi un'occhiata. Ebbene, cominciamo subito con la mia partita a Circus Charlie, che sarà abbastanza penosa. Farò molta molta fatica già a fare il primo giro, sono sicuro, pur essendo il gioco stato molto semplificato rispetto alla versione da sala, ma a me questo gioco non mi dà molti, mi manca lo stimolo proprio per, forse, come dicevo, sto prendendo scuse su scuse, perché farò la mia partita così secca, una vita che non ci gioco più. Partiamo, un giocatore, livello facile, start, il primo livello, bisogna saltare attraverso questi cerchi infuocati, c'è un tempo bonus che cala drasticamente, noi dobbiamo andare a fuoco, quel tempo bonus si verrà sommato nel punteggio alla fine del livello. Per adesso, almeno il secondo livello non dovrei avere grossissimi problemi, neanche io, c'è solo un tasto da premere, cercando solo di prendere il tempo giusto. Quindi guardate che bello l'elefante che sta guardando la mia performance, terrorizzato, perché tra poco toccherà anche a lui probabilmente. Molto bene, mancano 10 metri all'arrivo, attenzione, qua probabilmente prenderò già la mia prima vita con queste vasi infuocate. No, invece ce l'ho fatta, molto bene. Andiamo all'attacco del punteggio di Alex, che ha fatto 71.000 qualcosa, ha fatto una sbordata di punti, è stato molto bravo, perché ha perso anche le ultime due vite
in maniera sfortunata anche con un discutibile bug del gioco, come andate a vedere il suo gameplay. Guardate, secondo livello nel frattempo, livello delle noi siamo sulla corda in equilibrio, ma in realtà non dovremo tenerci per niente in equilibrio, perché strada solo. L'unica cosa che dovremmo fare noi è saltare via queste simpatiche, se vogliamo, scimmiette che nella versione arcade, come già detto anche Alex, erano già più stronze, perché c'era una scimmietta viola che ci faceva bestemmiare. Qua sarà presente solo il secondo giro, come ha già detto Alex. Nella versione Commodore 64 due livelli sono stati tagliati, sono presenti solo 4 livelli dei 6 presenti originariamente nella versione da sala, ma comunque era un gioco, dai, divertente, tanta roba nell'84 avere questa cosa su Commodore. Siamo arrivati, non ho perso neanche una vita, attenzione, mio caro Alex, perché io faccio pena, ma pian piano arrivo a prenderti. E ecco, questo è un livello, no, è partito, no. Io sono terrorizzato da quel livello qua, che subito mi è partito il pulsante del salto. Quel livello qua comincerà già a crearmi non poche difficoltà, perché non è difficile, però come diceva, basta prendere il ritmo giusto, ma non ho provato assolutamente prima a giocare, quindi il ritmo giusto, guarda che culo, un po' sono terrorizzato, le palle, questa l'ho canata, no? Che poi alla fine sono dei palloni molto strani, quando la versione Commodore 64 sembra che ci siano delle l'elefante continua imperterrito a guardare la mia performance, probabilmente spera che cado e mi faccio male, così verrà interrotto lo spettacolo del circo. No, vai al diavolo, lo sapevo che questo livello, io probabilmente mancano 10 metri, arrivo, probabilmente terminerò la mia partita al terzo livello ancora una volta. Attenzione qua, vai qua, probabilmente no, va indietro. Dai, che molto bene, sono arrivato a quanti punti, guardate quanti punti sono, 31.100 punti, ho vinto forse ancora una vita. Ecco, un livello forse questo un po' meno difficile del precedente, pur essendo un livello più avanzato, però mai dire mai, perché no, ma lo sapevo, io devo, il pulsante fire non funziona, prende fuoco quando vuole lui, sto prendendo, questo gioco fa schifo, come si dice quando uno non è capace di giocare un gioco di solito da bambini, questo gioco fa schifo, perché non si è, no, si scherza ovviamente, è stato un gioco dal meritato successo, anche se io non l'ho mai amato in maniera particolare, ma appunto per quello che sto faccio abbastanza pena. Comunque sono all'ultima vita, teniamoci un attimo, perché non voglio finire proprio in maniera così penosa, almeno chiedo solo di finire il primo giro, sono lontanissimo dal record, dal super record di Alex. Attenzione, l'ultimo salto, ed ecco qua che la mia partita termina così in maniera ignobile, game over, ho fatto abbastanza pena, una particolarità che si poteva anche continuare, ma penso che non sia il caso. La mia partita è finita, adesso non ho visto neanche quanti punti ho fatto, ma 31.000 e pochi punti, ho fatto una partita ridicola, una partita veramente da far ridere i polli, anche quelli più seri, ma fa niente. Aspetto con ansia tutti gli altri video risposta, vi auguro un buon sabato, una buona domenica, un buon fine settimana, un saluto a tutti i partecipanti, un invito a partecipare a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!